Ci sono alcuni che si ostinano a dire che io debba essere più vanilla, io debba essere una di quelle persone che su YouTube si mettono e con un linguaggio così più ASMR addirittura, facciamo l'ASMR del latino, quindi abbiamo molte Sicilie, quindi Cereste Agrorum Fertilitatis, Matelera Tizian Proserpine Team, quindi dovrei in qualche modo arrivare a questo, ma in qualche modo video ASMR di latino ci può anche stare, anzi dal momento quello più in greco però, in greco se vogliamo quello, però l'idea c'è, quindi io gli ASMRisti o gli ASMRanti, diciamolo all'inglese, di TikTok li ringrazio assolutamente, però io voglio essere molto chiaro su questo fatto. Io sono il professor Antonello della Delac, noi qui non ci prostriamo alle statistiche o alle analitiche, noi possiamo avere anche due persone che ci guardano, di cui una è nostra madre, ma se quell'altra persona proveniente da Catania piuttosto che Aosta è contenta di ciò che ha visto e soprattutto è rimasta edificata dal nostro insegnamento, dal nostro metodo, magari ha preso, ha carpito anche quel qualcosa che gli serviva per andare bene in questa lingua, noi abbiamo fatto il lavoro nostro, punto. Ed è questo sempre che ci muoverà. Quindi iscriviti, clicca sulla campanellina se ancora non lo sai, sei qui alla Delac. Io sono il professor Antonello. Qui noi ti insegniamo ad essere il migliore, la migliore, la cosa migliore. Che chi cazzo ha detto che ci sono solo i maschili e i femminili? Io voglio pure il neutro. Io voglio anche il genere neutro, benissimo. Voi potete essere le cose più maggiori, le maiora del mondo. Dovete solo iscrivervi, cliccare sulla campanellina, questo sì ovviamente, perché sapete YouTube com'è, questi contenuti non ve li mette davanti sempre, vi metterà davanti le solite stronzate che vanno, come dire, di tendenza e quindi noi non ci vedremo più fondamentalmente. Ma se questo accadrà forse sarà anche meglio, perché vuol dire che effettivamente non eri adatta a noi. Se invece lo sei, fai in modo di rimanere sempre aggiornata con i nostri contenuti e se vuoi assaporare tutto il pan degli angeli che è questo metodo, un metodo nuovo, pionieristico, eccetera, eccetera, eccetera. Ormai lo sa tutta Italia, non c'è bisogno di andare a continuare. Se vuoi supportare, in altre parole, anche questo progetto, questo canale, anche con delle intenzioni donative, beh, guarda sotto in descrizione o guarda nel messaggio pinnato in alto sotto nei commenti, perché con il servizio Delac addirittura tu puoi imparare il metodo Dominus. Poi c'è la videocorsistica, basta, non la tiro troppo per le lunghe. Siamo pronti per il nostro... Ormai stiamo portando tanti episodi qui, magari la playlist, sì, giuro che la playlist degli ASMR la porto avanti, però dal momento che ci sono molti che apprezzano in qualche modo i contenuti che noi abbiamo qui, beh, ovviamente noi li portiamo, soprattutto io mi rendo conto che questi sono i video, i contenuti che vanno di più, perché ci sono quelle persone che vorrebbero spararsi, perdonate il gioco splatter del momento, ma perché? Perché non hanno capito come ben sposare il loro metodo con latino e greco, bla bla bla, e noi tramite queste versioni solo per adesso, non voglio illudere nessuno, molto molto semplici, andiamo a far vedere un pochetto come si ragiona, comunque dove si può arrivare con il metodo Dominus nella maniera più breve possibile, il metodo Delac, che in ultima analisi potete chiedere anche al vostro compagno di banco, perché anche lui probabilmente segue i nostri video. Bene, Ceres NS3 De Agrorum e Fertilitatis Custos, non che siano collegati, però in qualche modo hanno la stessa corrispondenza, quindi NS1 e NS3, attenzione perché qua cominciamo ad essere anche con quelli di terza declinazione, quindi GP2 Fertilitatis, GS Fertilitas Fertilitatis, benissimo, GS3, ok, Mater, NS3, Erat, verbo terza persona singolare, indicativo presente, sto cavolo, è tutto attivo il verbo essere, o meglio... Questo non potremmo chiederlo ad un latino che studia italiano, credo. Proserpine GS1, punto. Demcerenem, tutto ACS3, la posizione stessa roba, CS1, multe, non va con Sicilia, attenzione Civitates, quindi NP3, NP, apice 1, Sicilia, GS3, volebant, verbo, terza persona, plurale, indicativo, presente, attivo, muneribusque, questo vuol dire, questo invece cos'è? Muneribus, togliamo ibus, mettiamo la S, sì, l'estric qui funziona un po' meno, però ci fa capire bene o male sul dizionario dove dobbiamo andare ad arrivare. In ogni caso questo è ABP3 honorabant, verbo, terza persona plurale, indicativo, presente, no, imperfetto, attivo.
Proserpina, NS1, Autem, d'altronde, Pulcra Virgo, quindi è collegato qui, quindi NS Apice 1, NS3, attenzione a sta roba perché non appartiene alla seconda, questo è NS, so che ti confonderai se è la prima volta che stai affrontando la terza declinazione con, certo, sicuramente andrai a cercare Virgus, non lo troverai, impazzirai e quindi direi, ma non è che come diceva quel matto del professor Antonello, potrebbe essere, aspetta, fammi un secondo a capire, sì, Virgo Virginis, giusto, in Lateribus, mamma mia sta roba, mamma mia quanti incroci semantici e quanti funambolismi che ci può portare la Lateribus, ragazzi, è qualcosa di, vabbè, in ogni caso, ABP 3, Etne, attenzione a non confonderlo con Atene, perché pensate che sia scritto sbagliato qui, abbiamo Etne, quindi GS1, Sepe. Questo avverbio che vuol dire spesso cum suis comitibus, anche questo è molto difficile, anche perché ha questa sorta di apofonia tutta strana, come comitis, va bene, cum quindi suis abp, quindi bus abp 3 per prata, neutro forse, vabbè, ma certo, allora si capisce perché è così, attenzione perché non è di prima, quindi per dovrebbe essere prata, ma comunque pratas, ma comunque acp2 rabat, verbo non è il verbo sbagliare, quello è pecco, verbo terza persona singolare indicativo, imperfetto attivo, varios, non va con veris, sta ver veris, c'è una bellissima raccolta del D'Annunzio che si riprende proprio a questo, secolo scorso, è l'altro ieri praticamente, nulla comunque a che vedere con l'altro ieri che potrebbe rappresentare Giulio Cesare se rapportato alle felci del Paleozoico, comunque sia GS3, Flores, varios, è collegato a questo, quindi attenzione, questi mi stai dicendo che Flos Floris è addirittura certa maschile, fiore, è rimasto da noi anche così, quindi ACP3 con l'IGEBAT, verbo terza persona singolare indicativo, imperfetto attivo, Pluton NS, Pluton Plutonis, quindi come Leo Leonis, attenzione, ma potrebbe essere un po' stranino, tutto insieme collegato, Inferorum, GP2 Rex, NS3, Puelle Amore, Capitur, vogliamo partire da questo? No, troppo facile, partiamo da questo, GS, anche DS1 perché no, Amore, ABS Amor Amoris, troppo semplice questo, allora molto meglio, allora in greco, Eros, Erotos, ma calma, io preferisco, beh, oddio, amore, beh, Eros, tra datemi com'era, voglio un amaro Ramazzotti adesso, quindi verbo, terza persona singolare, indicativo, presente, passivo, questa è 3, scusate, Nuzianum, GP1, Studiosus, quando ancora questo aveva un bellissimo significato in semantica, NS, ma è solo attributivo in questo caso, Apice 2, quindi Virginem, ACS3, Rapit, verbo, terza persona singolare, indicativo, presente, attivo, Et, vuol dire troppo veloce, vabbè, allora mi calmo, faccio 3 flessioni adesso, calma, 1, 2, 3, ti ho dato il tempo per iscriverti e per cliccare sulla campanellina, adesso possiamo continuare, se, cum, se e cum, quindi tutti insieme con riflettivo, cum, riflettivo, stavo riflettendo sul fatto che questo certo ACS, bene, ego, no, però questa è terza persona, vabbè, in regionem, inferorum, GP2, regionem, ACS3, si vede che mi mancano 4-5 ore di sonno, sono le 3, a breve ci dovremo svegliare per andare a fare i nostri 50.000 km, per andare ad arrivare alla scuola a cui siamo stati assegnati quest'anno, per andare a insegnare latino, per essere anche contestati dai professori, dalle altre, no, professori in questa situazione devo dire grazie a Dio abbiamo trovato un bel CDC abbastanza buono, però gli studiosi, mamma mia, poco studiosi soprattutto, in questo caso si potrebbe dire che come Plutone stanno pensando solamente alle nuziarum, anzi alle nuptias, diciamo, vabbè, lasciamo perdere, quindi me voglio sbrigare in sostanza, in parole povere, no, non sto forse sì, forse no, è che voglio anche farti vedere com'è facile in qualche modo per andare a giocare quando si è acquisito un ottimo metodo, quando si capisce come andare a flessivizzare tutta sta roba o a flettere, era, vabbè, declinare, così siamo d'accordo tutti, no? Metodo Dedac, è chiaro, Ducit, verbo, terza persona singolare, indicativo, presente, attivo, ah, quindi il paradigma quello strano del no, questo è il verbo, duco ducis, duxi ductum, bene, ok, perfetto, non ho avuto traumi quando ero, allora, io per tutti ecco, io di questo volevo parlarne, queste sono le considerazioni da fare in queste situazioni, molti dicono, pensano, no, ma quello c'ha avuto traumi durante la scuola, quindi ecco perché fa così, lo bullizzavano, lo facevano, a parte quello, che poi, vabbè, sarà capitato a tutti, ragazzi, dai, è chiaro, però no, è semplicemente, io ho una vision e la seguo, senza creare quella roba che si chiama intrattenimento, che ci fa essere schiavi delle visual, delle cose, delle cose, io l'ho già detto, lo ripeto a costo di essere pesante, io qui insegno a giocare la Champions League, come diceva il mio
sempre sia lodato maestro di teatro. Noi qui non siamo a giocare a calcio balilla, eh. Noi qui giochiamo o vuoi essere in prima squadra oppure nulla di male, però devi, quella è la porta. Io sono quando si dice essere esclusivi, escludere ha un significato ben preciso, eh. Non significa solo la borsa di Louis Vuitton da 6K, no, attenzione, che davanti all'arena fanno sempre sconto a quell'esercizio, quindi comunque bene. Ma dove vogliamo arrivare, tra l'altro? Qua traduciamo a destra e manca, come se il nostro tempo non avesse un valore. Io voglio tradurre fino a Implet, punto. Dio, a lungo Ceres, NS3, Filiam, ACS1, Querit, verbo, terza persona singolare, indicativo, presente, attivo, regione. Ma Querit, Quero, Queris, sì, giusto. ACP3, finiti, massimo, tutti insieme, frustra e avverbio, quindi ACP1, circumspio, questo è un bellissimo verbo, da cui deriva anche circuspexi, circumspectum, da cui deriva circospetto, tanta bella roba. ACP, de sto cavolo, questo è verbo, terza persona singolare, bravo. Attenzione, sempre massima attenzione, tu lo sai che io sono l'avvocato del diavolo, e che qui è possibile che ti faccio pure 3-4 sbagli apposta per intanto far arrivare tutti gli hater che stanno lì ad aspettare per bannarli tutti, ma poi anche per farti svegliare un po' il cervello, perché io qui non sto solo a darti una centrifuga, com'era che diceva Frollo? Tutta mescolata insieme per un no, mi ricordo solo ubriacatura. Vabbè, non sono qui per ubriacarti con le parole, io sto qui per farti capire come fare, per darti una strada da seguire. Tota loca, mamma mia, sembra il titolo di una canzone in qualche modo. Era proprio loca questa signorina. Assolutamente locus amenus. Mamma mia, CP2, clamoribus, ABP3, implet, verbo, terza persona singolare, indicativo, presente, attivo. Ok. Cerere, il primo che mi fa la battuta con la birra, è passato, quell'epoca è passata. Anch'io vorrei che certe robe non fossero passate di moda, come i Luna Pop, come si diceva Luna Pop, vabbè, che dir si voglia, come Jack e Dexter, come il Dance Dance Revolution. Io ci sono, ok, però certe robe sono passate, noi o ci conformiamo al nuovo oppure niente, tranne gli outfit. Gli outfit sono sempre rigorosamente o da rugby oppure con le giacchette da cricket, oppure, e i pantaloni sempre, ricordate, con le pants. Qui proprio massimo io arrivo al nodo orientale, pure c'è il suo stile, per carità, che non manchi mai, soprattutto il ferma cravatta, quello proprio ok, però per il resto ci dobbiamo uniformare, è così, quindi signori di italiano, docenti di letteratura, per favore mandateli dal preside con un biglietto di sola andata per Silent Hill, neanche gli fate scegliere, o lei ora consigli, scegliete voi Silent Hill, più ve lo dice un residente viliano, se vi fanno la battuta di Tolstoi, Toy Story, ok, sono 30 anni quasi, basta, la feci anche io, basta. Cerere, la dea dei campi e la custode della fertilità, era madre di Proserpina. Molte civiltà, molte cittadinanze, molti popoli della Sicilia onoravano la dea Cerere e la onoravano, no? Pleonasmo, vedi, ecco, ci risiamo, va bene, allora, veneravano la dea, no, però quella là è Venero, vedete, sempre ragionare, il latino è la lingua del ragionamento, il latino è la lingua del body pack che si è scaricato praticamente, no? Vedete, cioè mi costringono a queste, ma io come posso non dire di star solamente prestando il volto al volgo per una di questo business per bischeri, come fanno a convincersi che io non sia un quisque de populo con sta roba? Io veramente non so, vabbè, ok, comunque, quindi Colebant, beh, Colo, da cui deriva addirittura Cultum, come dire, mettevano in rilievo e la onoravano con le opere per mezzo di
opere, ok? Facciamo innalzavano, dai, e siamo a posto. Proserpina, d'altra parte, vergine mirabile, bella, carina. Spesso con i suoi amici vagava per i prati, nei terreni dell'Etna. Attenzione, perché questa c'ha 50.000 significati, effettivamente. Aqua lateris Christi, lava me... Sì, ok, anche in quel caso, per dirvi, sì, quindi per capire quanta poca specializzazione possa avere questo lessico qui. Ok, bene. E collezionava molteplici fiori della primavera. Plutone, la maestà degli inferi, va bene, ok, il sovrano degli inferi, il re degli inferi, ok, viene catturato dall'amore per la fanciulla. Io qua andrei a dire un DS sicuramente. Desideroso delle nozze, rapisce la vergine e la conduce con sé nel territorio degli inferi, nella regione degli inferi, nello spaccato, diciamo. Lungamente Cerere cerca la figlia e inutilmente setaccia le regioni, i territori, le terre vicine e riempie tutti i luoghi con lamenti, per non dire urla. Adesso farò urlare la mia brandina. Quindi iscriviti, clicca sulla campanellina e avacque vale fuori dai piedi.